Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale e benvenuti nel primo Svuota la Spesa spagnolo. Oggi vi porteremo insieme a noi da Mercadona, che è il supermercato per eccellenza qui in Spagna, dove vanno proprio tutti i local, dove i prezzi sono anche abbastanza bassi, c'è tantissima roba e anche roba tipica, e quindi non vediamo l'ora di farvi vedere tutto. E poi ovviamente ci sarà un bello Svuota la Spesa. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi a questo canale se non volete perdere tutti gli episodi su Barcellona, e io direi che voi non volete perderli, quindi un bel like e una bella iscrizione al canale. Sei in tinta con il supermercato. È vero, ma è stranissimo questo carrello piccolo. Guarda che carino. Comunque ragazzi, una cosa stranissima: appena entrate qui da Mercadona ci sono questi distributori di carrellini, no? Quelli da mercato, diciamo, che tu puoi prendere gratuitamente, ma non ho capito come funziona. Ma non avevo mai visto una cosa simile. No, una cosa particolare. Vero. Abbiamo subito captato qualcosa di particolare. C'è un mega panino ciambella con dentro prosciutto e formaggio. Carinissima anche questa modalità di pizza, due pizze. Piccole. Carino. Vero? Fanno tanti tipi di pizze, devo dire che attirano anche. La serrana. E beh, e quanto costa? 3,75 euro. Sì. Quelle più semplici 2 euro circa. Ok. Sì, insomma. Il reparto di frutta e verdura è davvero tenuto benissimo, ma devo dire che mi sembra molto nuovo questo supermercato. È ben fornito, io direi che i prezzi sono un pochino più bassi di quelli italiani. Di un supermercato economico, ovviamente. Sì. Sembra conveniente, dai. E ci sono dei frutti strani, tipo sudamericani, particolari, sì. Adesso ve li facciamo vedere. Sì, in generale, ragazzi, c'è tantissima influenza sudamericana. Insomma. Sì, tantissimo. Guardate questa che strana, si chiama pitaya, e questa origine Spagna. Poi c'è la, come si chiama, la papaya. Stranissima anche questa, boh, non sappiamo, potrebbe essere questa origine del Brasile. Aglio nero, fighissimo. Ananas. Fette di ananas. Sì, ananas a rondelle. Figo, quanto? Non c'è il prezzo. Particolare, okay. Sì, però. Sì. Ok, qua siamo nel reparto pasta e praticamente a vedere costano tutte 77-78 centesimi mezzo chilo. Cioè questa versione di spaghetti e penne, quelle semplici, 1,20 euro. Questi di marca costano di più. Bisogna sempre ricordarsi che la pasta fuori dall'Italia ha dei prezzi diversi. Sì, cioè... sì. Infatti di solito conviene il riso all'estero, no? Sì, in confronto alla pasta, sì. Però vabbè, dai, ci sta. Wow. Ma questa... cipolla caramellata da mettere tipo sulle tartine con il formaggio, 1,60 euro. Invece questi cosa sono? Fave. Ah, fave, ok. Beh, comunque posso dire che con lo spagnolo ci troviamo molto più facilitati. Direi, si capisce bene, direi. Dai. Ma sapete ragazzi una cosa? Abbiamo notato che lo spagnolo che parlano qua a Barcellona è diverso dallo spagnolo che studiavamo a scuola, perché qua è il catalano. Cambia qualche lettera. Cambia, sì. Qualche lettera, sì. Guardate questo, il polpo all'aglio. Qua vanno matti, fanno i gamberi all'aglio, il polpo all'aglio, altro pesce ma all'aglio. Ma il polpo nella scatola all'aglio. Combinado de aperitivos. Qui abbiamo dei popcorn rosa. Oddio, ma saranno dolci secondo sì, me. Sì, sì, c'è scritto. Le noccioline a 1 euro, 250 grammi. Olive e acciughe insieme, fighissimo. Secondo me vogliono fare versione tapas pure al supermercato. Vero. Perché, cioè, che senso mettere le olive insieme alle acciughe? Costa anche poco, 1,40 euro, tre scatoline. Ragazzi, guardate che abbiamo trovato: pan grattato aromatizzato a aglio e prezzemolo.
In generale abbiamo notato che c'è tantissima scelta di carne, è tenuta benissimo, sembra molto fresca, è veramente tenuto bene questo supermercato, sì. Da garanzia, sembra che gli dai fiducia, insomma, sì, devo sì. dire. Dei spiedini o spiedoni. Mamma mia, poi spesso sono condite, no? Già sì, le i pezzi di carne. Però guarda com'è bella fresca, cioè, guarda 3 euro tutta questa carne. È poco. Sì. Guarda questa. Ma che figata, da una parte la carne e dall'altra la il condimento. Verdura, sì. È veramente un bel colore, è fresco. Madò, sì, sì. Qua hanno hamburger di Angus. E beh, 4,50 euro mi sembra poco, sì. Perché Angus costa sì. tanto. Salsiccette. 2 euro. Guarda questa. Mamma mia, tira, eh. No, vabbè, questi nuggets attirano troppo. Guardate che impanatura. 2,50 euro questa confezione. In generale abbiamo notato una cosa che ci piace molto. Qualsiasi reparto ha tanti tipi di prodotti, ha tanti tipi di prezzi diversi. Un po' come si trovava in Francia, sì, vero? Sì, è vero. Sì. Che cioè, se vuoi prendere una cosa magari più sofisticata, però se vuoi risparmiare riesci. Siamo in Spagna, ragazzi, quindi reparto formaggio super super fornito e cioè guardate. No, vabbè. 8 euro, cioè è 1,2 kg ed è un formaggio misto, tipo capra, mucca, boh, e pecora. E pecora. E abbiamo notato che ci sono dei numeri che indicano dal sapore più delicato al sapore più intenso. Ovviamente più il sapore è intenso, più costa. Più costa, più è delicato, meno costa. La tetiglia. Non l'avevo mica notata, costa 6 euro. Comunque, particolare, sì. Poi è tantissima, comunque. Cioè, questo è più economico, è formaggio fresco, sì. 250 grammi, 1,60 euro. Eh sì. Questo di capra. E questo invece versione light. Figo che comunque ho notato che di tutti i formaggi, anche quelli tipici, fanno la versione light. Ci sta. E la mozzarella 0,95 se vi interessa. Hanno anche le mozzarelline piccole. Sì. Crema di camembert. Non siamo in Francia, ma interessante comunque. Vero. Questo è un sugo di pesce. Tipico, 3 euro. Sembra. Solamente poco. Cioè pochissimo. Cioè, wow, ma che figata. Tipo per la zuppa, per no? la zuppa o anche per la pasta, è secondo un, me. È un chilo. Sì. Ho trovato una cosa stranissima. 30 chiari d'uovo per gli atleti pastorizzati, perché sapete che l'uovo crudo è pericoloso. 2,60 euro. Ci sono le misure, cioè ah, per certo. bere in modo giusto. Sì, perché comunque stai bevendo uovo, non acqua, quindi. Oddio che senso. Non l'avevo mai vista sta cosa, magari c'è anche negli altri posti, sì, ma io essere. Non l'ho mai notata. Fighissima anche la parte di piatti pronti, diciamo. Sì. Fighissima, vendevano tipo le pizze che attiravano tanto, la tortiglia sia fette che intera che metà. E la cosa figa è che non vendono ogni 100 grammi o al chilo, che così non capisci mai quanto spendi, ma ti mettono il prezzo a razione. Sì. Quindi sai che con 3 euro, 4 euro porzione, ti danno la diciamo. Porzione. È molto comodo, devo Mm-mm. dire. Reparto freezer pieno di crocchette che attirano tantissimo. Queste col formaggio, queste pure, pure. Non lo so. Ah no, alla carne, tipo ah, al prosciutto. Okay. Queste al jamon. Jamon. Di vari prezzi, guarda, queste 2,50, queste 1,15 euro, tra l'altro 500 grammi. Questi sembrano arancini. È vero. E non possono mancare i churros. Eh beh, siamo in Spagna. 500 grammi, 1 euro. Ragazzi, reparto snack. Quesos de santo, praticamente sono questi dolcetti con uovo e mandorla. E mandorla. Arriverà un assaggio snack, spoiler. Ovviamente. Perché siamo troppo curiose, cioè. Piccola forse, un po' piccola quella torta. Cupcake carrot, ma che carino.
2 euro, tra l'altro. Pochissimo. E questa brioche ripiena di panna. Reparto colazione, abbiamo un po' ritrovato l'Italia, diciamo così, perché ci sono tanti biscotti, devo dire, non tanti quanti ce ne sono in Italia, che noi abbiamo i reparti pieni di Mulino Bianco, qua non ci sono, però comunque ce ne sono tanti, tipo questi, no, che vendono, sì, anche da noi, sì. Ad esempio i cookies, 85 centesimi, wow. I mini cookies. E qui quelli più classici, sì, diciamo, sì. Che in Polonia proprio non esistevano. No, cioè, i biscotti proprio non esistevano. E guarda questi quanto attirano, quelli classici, però versione cioccolato. E questa americanata? Un saimadas. Penso sia un dolce da colazione tipico. Ma no, noi l'abbiamo detto, vedi, noi l'abbiamo detto che un po' ci sembrava la Francia per alcuni aspetti. Infatti abbiamo trovato le crepe, cioè, confezionate. Le crepe confezionate, pensavo che esistessero solo in Francia. Ragazzi, cioè, questa è una scoperta. I cereali al peanut butter. Beh, prima di andarcene dobbiamo prenderli. Siamo stremate perché ci siamo fatte un quarto d'ora a piedi e fa caldo. E iniziamo dicendovi che abbiamo speso in tutto 33 euro, però 33 euro abbiamo speso 4,50 euro di olio, quindi alla fine, okay, non tantissimo, okay. E iniziamo con un bel paccone di biscotti classici, proprio semplici per colazione, da abbinare al burro d'arachidi che poi vi faremo vedere. Olio extravergine spagnolo, in teoria. L'olio extravergine mi ricordo 4,50 euro. I biscotti Maria Dorada, 1,50 euro. Ok. Questo paccone enorme di biscotti, quindi non è per niente tanto. Questo barattolo di carote tipo sott'aceto, mi sembra, che secondo noi sono buone, le abbiamo, sì, pagate 1 euro, almeno erano già pronte, sì, ci servono, comodo. Cose comode, diciamo così. Questo mese andiamo di cose comode, non cucineremo mai, già lo sappiamo. Poi abbiamo preso questo paccone enorme di pagnottine di pane che ci sembrava buono, è molto morbido a sentirlo, sembra quasi pane al latte, e l'abbiamo pagato 1,15 euro. Adesso arriva il burro d'arachidi. Wow! Abbiamo preso il burro d'arachidi 100% arachide, mezzo chilo a 3 euro. Pochissimo, super poco. Conveniente anche perché è 100% arachidi, che è difficile da trovare. Sì, infatti, cosa super spagnoleggiante, una bella tortiglia, non poteva mancare. Tortiglia, quella classica patate cipolla, a 2,40 euro. Poi ragazzi abbiamo preso poca verdura e poca frutta perché abbiamo notato che qua ci sono tante baracchine, diciamo, che vendono la frutta e la verdura sfusa, fresca, e costa molto meno rispetto al supermercato. Allora abbiamo preso poco e uno di sti giorni andremo a fare rifornimento. Abbiamo preso 3 pomodori che costavano 1,60 euro al chilo. Questa insalata a 70 centesimi, giusto? Al super conveniente. Sì. Abbiamo un avocado che costava 3,50 euro al chilo, se non sbaglio 3,20 euro al chilo, e ne abbiamo preso uno, non sappiamo quanto l'ha. È tipo 80 centesimi, forse più o meno. Un po' meno. Al fondo della busta di Chiara è rimasto solo il sale, ma non era proprio rilevante farvelo vedere, comunque 25 centesimi. Allora, poi una cosa super conveniente che abbiamo trovato sono questi spinaci, perché 300 grammi di spinaci freschi li abbiamo pagati 1,15 euro, sì. Quindi direi molto conveniente. Questa scatola tipo 60 centesimi, sì, una cosa 75. Le uova, perché è sempre comunque una scelta economica, 1,20 euro, 6 uova, non può mai mancare nella nostra spesa. Un bel paccone di legumi, abbiamo scelto i ceci, sì, costavano tipo 70 centesimi nel vetro, e questo pacco grande, infatti. Quindi ci sta. Poi ragazzi, un bel paccone di penne che, come vi diceva Chiara, al supermercato un chilo era 1,20 euro. Quindi ci sta. E altra cosa super conveniente erano questi pacchetti di frutta secca, perché abbiamo trovati gli anacardo
200 grammi a 2 euro. Poi un'altra cosa super mega conveniente, che ho paura che si possa aprire tra l'altro, è questo tofu. Ragazzi, sapete che noi ormai il tofu fa parte della nostra vita, lo prendiamo sempre. 400 grammi, che di solito fanno i pacchetti da 180, sì, cioè 400 grammi 2 euro, è davvero pochissimo. Non è so, poco. Cioè, non so se voi lo comprate di solito, ma è pochissimo. Poi abbiamo preso formaggio spagnolo e quindi abbiamo preso questo. Beh, che ce n'è pure tanto. Sì, esatto, 2,64 euro, 350 grammi, e questo è comunque fresco, cioè non è industriale, quindi ci sta. Devo capirci qualcosa. Il sugo di pomodoro. Ah, questo sugo di pomodoro, che ce n'erano altri di più economici, però guardate quanto attira con l'olio dentro. Cioè, è rossissimo, attira Ricetta troppo. Ricetta artigianale, e l'abbiamo pagato 1,60 euro, 300 grammi, che per il pomodoro non è poco, però cioè volevamo provarlo assolutamente. Non tanto per la mia felicità, diciamo così, però ci stava un po' di carne che non la mangiamo mai, e vi abbiamo detto che sembrava proprio tanto fresca. E allora abbiamo preso questa, perché 400 grammi di maiale, così impanata, l'abbiamo pagata 2 euro. Abbiamo preso tipo 5-6 banane. Come vi ha detto Chiara, poi altra frutta la prenderemo dopo, perché pesa troppo anche. Comunque 20 minuti a piedi con ste buste e sto caldo, stavamo morendo. E costava 1,20 euro al chilo, che era conveniente in generale, anche in confronto alle baracchine, quindi l'abbiamo presa al supermercato. Magari in un altro svuota la spesa, intanto ce ne saranno qua a Barcellona, magari faremo vedere anche una di queste baracchine, che è veramente pieno qua. Ci sta alla fine. Ci sta. E io volevo anche dire un'altra cosa. Scriveteci nei commenti se avete voglia di vedere qualche video in particolare a tema spesa. Magari ci date delle idee, non lo so, qualcosa che vi viene in mente a tema spesa. Ok, ci sta, non chiedeteci di cucinare, perché in sto periodo non possiamo. Esatto, senza cucinare, ragazzi. Comunque, per oggi è tutto, speriamo che vi siate divertiti, che abbiate scoperto cosa vendono qui nei supermercati in Spagna. E noi ci vediamo alla prossima avventura, a sto punto, Española.